E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, altro giorno, altre orecchie che partono a causa della sigla. Come state? Spero tutto bene. Dal mondo Bitcoin niente di particolarmente entusiasmante lato grafico, lato fondamentali c'è quella notizia di cui sono sicuro avrete sentito tutti parlare dal primo all'ultimo. Oggi magari facciamo una chiacchierata e cerchiamo di capire quali possono essere le implicazioni di una notizia del genere. Sto parlando ovviamente della possibile, a questo punto direi probabile, adozione di Bitcoin come valuta legale nello stato dell'El Salvador. Questo potrebbe dare, cioè creare un precedente importante. Infatti non so se avete visto, adesso andiamo a prendere tutte le notizie una a uno e le mettiamo tutte insieme come un puzzle. Anche in Paraguay, mi pare, sì, si inizia a vociferare di qualche progetto importante legato a Bitcoin a livello governativo. Non lo so, davvero, io credo che al di là dello schieramento politico dello Stato in questione, del leader in questione che è discutibile, non discutibile, quella è politica, è al di fuori di questo discorso, il fatto dell'adozione di Bitcoin come valuta di corso legale e comunque il fatto che uno Stato si voglia buttare nel mondo di Bitcoin quasi mettendolo contro la finanza tradizionale, come se fosse appunto un'alternativa effettiva, legalizzata, crea un precedente, a mio parere, storico. A prescindere dal PIL dello Stato, dallo schieramento politico, dalle dimensioni, dall'importanza, perché è vero, qualcuno mi fa, ma il PIL di quello Stato in questione è minore del capitale gestito da Grayscale. È vero, adesso io non so esattamente quali siano le cifre, sicuramente non è uno Stato col PIL più grande del mondo, però è innanzitutto uno Stato, quindi questo è già un precedente. È uno Stato in cui ovviamente non c'è un'enorme ricchezza e in cui buona parte della popolazione fa parte dei cosiddetti unbanked, ovvero coloro che non hanno accesso ai servizi bancari. E quindi anche questo è un altro precedente importante, perché ricordiamo qual è una delle mission più importanti di Bitcoin, ok? Bank the Unbanked era uno slogan, si usava soprattutto per Ethereum, però anche per Bitcoin. E soprattutto è uno stato in cui c'è un'elevatissima percentuale di quelle che si chiamano remittances, ovvero denaro che viene reinviato al paese natale da eventuali espatriati, emigrati che sono andati a cercare lavoro altrove. Questi sono tutti use cases estremamente concreti per Bitcoin. Inoltre, questa partnership, adesso vi scillo la mia pagina, il mio profilo Instagram, scusate, dove avevo condiviso la notizia. Dunque, questa partnership, cioè questa cosa, è stata resa possibile tramite la partnership con un provider che si chiama Strike. E qui c'è un altro use case interessante, un'altra cosa, lato fondamentale molto interessante, perché Strike fa un utilizzo abbastanza importante, abbastanza massivo di Lightning Network. Lightning Network sono quei side channels di pagamento, dei canali di pagamento, non su main chain chiaramente, perché altrimenti ci sarebbe il problema della lentezza e delle fee, cosa non ottima per utilizzare Bitcoin come strumento di pagamento quotidiano, di trasferimento di denaro, magari in piccole somme. E quindi la Lightning Network, di cui non si parlava ormai quasi più, non lo so perché, è poco utilizzata di fatto, sarà perché poi il mondo si è spostato più verso applicazioni di DeFi rispetto a Bitcoin per implementare anche strumenti di pagamento, però questo è un utilizzo estremamente concreto, nonché anche un potenziale stress test, se la cosa dovesse assumere dimensioni importanti, della Lightning Network stessa. Questa infrastruttura permetterà due cose tramite Bitcoin: di trasferire valore, appunto io mando Bitcoin a qualcun altro e viceversa, oppure di fare anche il cambio da altre valute fiat, a questo punto dico altre, visto che lì il Bitcoin sarà come una valuta fiat, e Bitcoin stesso, cioè immaginiamoci, trasformiamolo in euro per semplicità di comprensione, io voglio mandare 10 euro a un amico, quei 10 euro tramite Strike vengono trasformati in BTC, inviati e poi eventualmente, se lui vorrà, riconvertiti istantaneamente in euro. Ok, quindi questo per creare un'infrastruttura immediata senza i tempi delle banche e soprattutto destinata anche a chi non ha i servizi bancari. Questo è notevole a mio parere. Quindi innanzitutto vi chiedo
Qual è la vostra opinione su una notizia del genere? E lo chiedo anche a chi ci seguirà in differita su YouTube. Per voi differiti lasciate anche un bel like che mi gasate ai massimi, e se volete partecipare in diretta la prossima volta ci vediamo su Twitch lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 18:30, minuto più minuto meno. Questa notizia tuttavia non sembra aver scomodato più di tanto il prezzo, non so se ci avete fatto caso. Ultimamente la cosa che mi stupisce, cioè, da un lato non, cioè, è vero che non deve essere una notizia con un impatto diretto sul prezzo, perché effettivamente, non lo so, non è una notizia speculativa, non cambierà tanto domanda e offerta per Bitcoin nell'immediato, proprio perché non si parla di uno stato di dimensioni di chissà che tipo, e soprattutto poi la proposta di legge deve ancora seguire il suo iter, nonostante il presidente sembra molto convinto. In ogni caso a me fa specie che una notizia del genere, con tutti i suoi, ripeto, fronzoli, non muova il prezzo di BTC, e un tweet di Elon Musk di nuovo lo muove, non lo so. Ultimamente l'abbiamo detto, anche Elon Musk sta perdendo il suo ascendente, ormai io credo che abbia perso credibilità dal punto di vista proprio dei mercati, si è messo a shillare shitcoin pure lui, quindi vabbè, lasciamo stare, non parliamone neanche più perché non ne vale davvero, davvero la pena. Però ripeto, questa notizia, se assume l'importanza mediatica che potrebbe avere, e già la partenza è buona, potrebbe veramente creare un precedente importante e iniziare a far discutere di temi che si è sempre trascurato. Comunque io mi sono fatto prendere la mano, volevo semplicemente fare una breve introduzione, poi in realtà ne ho parlato completamente. Introduzione al nostro live che come al solito vi parte con qualche notizia, come vedete parte sempre a modo suo, come le cose che mi vengono in mente le dico, poi passa alle vostre domande. Quindi mi raccomando, belli, carichi e sul pezzo, e infine andiamo a vedere un paio di grafici. Parlando di grafici, Bitcoin è estremamente compresso. Abbiamo una volatilità bassissima, abbiamo volumi bassissimi, il range che è sempre lì, e quindi dobbiamo un po' vedere quale sarà la direzione della prossima mossa. Allora, come al solito mi sono scordato di mettere in modalità aereo lo smartphone, che uso per riprendere altissima qualità, e dicevo, guardate, è ormai, quant'è, 2 settimane abbondanti che ci siamo dentro. Fatemi un po' vedere, tac, 20 giorni, e quindi inizia a diventare importante questo range. Questa cosa diventa importante anche dal punto di vista strutturale del mercato, perché ricordate quello che avevamo detto, ovvero più a lungo dura una fase laterale e più la fase laterale potrebbe diventare prominente, predominante rispetto alla direzionalità. Cosa significa? Vi avevo fatto l'esempio l'ultima volta. Adesso abbiamo una direzionalità fortemente ribassista, ma se andiamo avanti per un po' di tempo a lateralizzare, poi sarà unicamente, quasi unicamente, cioè tenderà ad avere più peso la direzione da cui usciremo dal range rispetto alla direzionalità precedente, ok? Quindi questo per dire che se usciremo dal range a rialzo anche dopo questo dump importante, avremo comunque una spinta bullish notevole, proprio perché il range di durata così elevata avrà riappianato un po' la situazione del mercato, e quindi occhi puntati su questa situazione, occhi puntati sul pool di domanda qua sotto, sul pool di offerta qua sopra, e continuiamo a seguirlo con pazienza, perché sapete che la pazienza premia, anche se Bitcoin non è mai stato più noioso, addirittura qualcuno mi ha scritto è diventato una stable coin. Ormai la noia fa da padrona, siamo abituati alla volatilità, ai numeri a doppia cifra, agli aumenti locali a doppia cifra, però nel frattempo ci sono alcune altcoin che stanno performando veramente bene, non so se avete visto, alcune sono in piena bull run e se ne fregano di tutto il resto, altre stanno mostrando dei pattern molto molto interessanti, e quindi anche lì avremo un paio di cosette da dirci. Io però partirei con appunto quel paio di notizie, di pillole che avevo
mi ero tenuto da dire, e poi domandozze a voi e infine grafici. Allora, dell'El Salvador ne abbiamo già parlato e vi dicevo, vi ho anche fatto questo teaser del Paraguay. Che cos'è successo? Allora, Carlitos Rejala, credo che la mia pronuncia dello spagnolo sia veramente ottima, che è un politico, un uomo del congresso del Paraguay, ha twittato oggi, al di là della foto con gli occhi laser, ormai io a volte mi chiedo, non so se ve lo chiedete anche voi, come ci vedono da fuori. Cioè, io mi immagino uno da fuori che guarda i bitcoiner, e non so se avete visto anche qualche video dalla conferenza di Miami, c'erano dei pazzi furiosi che urlavano sul palco, dei numeri veramente pazzeschi, che Carlos Matos era tanto così di distanza. Comunque, scherzi a parte, tra quello, gli occhi laser, una cosa e l'altra, io mi chiedo che immagine abbia la gente che ci guarda da fuori di noi. Non lo so, spero che riesca a cogliere anche qualcos'altro, qualcosa di più in profondità. In ogni caso, al di là dell'immagine con gli occhi laser, questo uomo del congresso ha scritto, adesso facciamo con la traduzione, che questa settimana inizieranno un importante progetto per innovare il Paraguay davanti a tutto il mondo, insomma, in testa, come stato pionieristico. The real one to the moon, adesso non so se questa è una traduzione fatta male, però Bitcoin e PayPal. E qua diceva, il nostro paese ha bisogno di avanzare mano nella mano con la nuova generazione, ci siamo, è giunta l'ora, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sembra che abbiano in mente qualche progetto importante che coinvolge Bitcoin e PayPal a livello nazionale, presumo. Se è stato scritto da un politico con tanto di occhi laser, con tanto di citazione a Bitcoin e PayPal, vediamo, io sono veramente curioso. Il prezzo se ne sta fregando veramente alla grande, il che dimostra che siamo in una fase in cui non c'è più tanta, come dire, tanta sensibilità anche a ciò che accade. Mi sembra che il sentiment sia veramente, ripeto, di noia, un qualcosa di piatto. E questo da un lato mi fa piacere, la cosa che mi fa meno piacere è che, nonostante la situazione attuale, le shitcoin continuano a proliferare. Anzi, io un giorno, lo prometto, lo faccio un collage di tutte le proposte di sponsorizzazione che mi arrivano via mail, fanno accapponare la pelle. Cioè, ci sono di quelle shitcoin che, a parte la fantasia che hanno, che è veramente pazzesca, ma no, dovete vederle, le vedrete, perché sarà molto molto divertente. Poi, invece, sempre parlando di personaggi di rilevanza politica, parliamo dell'ex presidente statunitense Donald Trump, che è uscito con un'altra perla delle sue stamattina in un'intervista alla Fox Business, dove ha detto che Bitcoin sembra uno scam, così. Lui non credo che l'abbia capito bene, però ha detto, sembra, it just seems like a scam. Diceva, ero sorpreso, sapete, quando era a $6,000 è sceso ancora di più. Poi dice, non mi piace perché è un'altra valuta che compete contro il dollaro, e quindi lui dice, il dollaro è la valuta più forte del mondo, deve rimanere tale, quindi tutto ciò che compete con il dollaro è scam. Vabbè, non la penso come te, Donald, vedremo il tempo a chi darà ragione. Direi che scam è un tantino eccessivo e mostra ancora un livello di ignoranza notevole. Parere mio personale, nulla togliere a Donald e a chi lo dovesse supportare. Ultima cosa di cui vi volevo parlare oggi, Automata, che è sbarcato stamattina, visto che ne abbiamo parlato un po' di tempo fa. Aspettate, troviamolo qua. Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, facciamo BUSD, un po' di tempo fa, perché era l'ultimo launch pool, il nuovo launch pool su Binance. E a tal proposito vi volevo anche far vedere, allora aspettate un secondo, Binance Earn, andiamolo a vedere qua, launch pool ATA, eccolo qui. Allora, due cose. La prima, lo sbarco. Vi ricordate che io vi avevo detto la mia strategia, no? Con i nuovi launch pool. Io mi comporto in maniera molto semplice. Quando so che c'è un launch pool di un token che deve essere listato, io farmo ai massimi prima del listing, e il giorno del listing faccio un TWAP in vendita. Un TWAP in vendita significa andare a stabilire un intervallo
che di solito per me è 12 ore, e durante quell'intervallo andare a mettere degli ordini che di solito per me sono 6. È una banalità pazzesca, anche perché non è che ho farmato milioni, ne ho farmato pochissimo in questi giorni, e questi ordini sono quasi al limite di piccolezza per quanto riguarda proprio la, come si dice, il size minimo di ordine evadibile su Binance. Però questo soltanto per dire che vado a mediare un po' il prezzo durante le prime ore del listing. Qualcuno secondo me pensava che ne avessi farmato chissà quanto, no? L'APY alla fine è di poco, quindi io prendo tutti i miei BNB, faccio all-in nel launch pool prima del listing, e poi giorno del listing parte il mio TWAP, vendo, dampo tutto, perché a me non interessa detenere queste coin appena nate, perché sapete cosa ne penso io delle coin neolistate, penso che siano delle scommesse e in quanto tali non fanno parte della mia strategia. Non perché ATA sia una shitcoin, anzi non credo proprio che la sia, mi sembra un progetto interessante, però io investo soltanto quando ho risultati e quando ho uno storico di prezzi sufficientemente lungo, col quale posso andare a vedere i fair level, un po' di supporti, resistenze, eccetera, eccetera. Ecco, adesso è tutto a caso, primo giorno di listing, quindi qualcuno mi ha già chiesto: ma mi conviene, lo compro, non lo compro? Cosa vuoi che ti risponda? Cioè, non è possibile stimare un fair price di una coin listata il giorno 1, ok? Non c'era nemmeno un prezzo di ICO dal quale andare a fare una sorta di variazione, vedere quanto è cambiato. Molti, secondo me, si sono fatti influenzare dal fatto che su Binance c'è scritto più 3000 e qualcosa per cento, perché registra come prezzo di apertura 004, e quindi sembra che abbia fatto numeri atroci. E vedo molti che, come ragionamento, loro aprono Binance, mettono in ordine most gains e dicono: wow, questa deve essere una bomba di progetto, all in. No, non fatelo, mi raccomando, vi prego, fatevi qualche domandina in più, che secondo me non guasta. Comunque ripeto, progetto neolistato, stop, calma, ragionare, aspettare uno storico sufficiente, aspettare uno storico di fondamentali e di prezzo. Potrà essere poi più alto o più basso il prezzo? Non importa, importa che sarà un investimento più ragionato e consapevole, che adesso non può essere. Quindi dump, e adesso vale la pena monitorare l'APY, che è all'incirca dell'8%, non è malaccio, quindi io i miei BNB li ho lasciati lì, ma perché io di solito sono incentivato a detenerli su Binance, perché tra i vari benefit mi danno la possibilità di fare il referral link per voi, che vi dà il 20% di sconto, e quindi io sulle fee per sempre. Quindi io detengo i miei BNB su Binance, altrimenti c'è di meglio, ok? Su PancakeSwap ci sono dei pool più interessanti, e su altre piattaforme DeFi ci sono rendimenti più interessanti di questo 8% su ATA, 8% tra l'altro suscettibile a variazioni in base a quello che sarà il prezzo di ATA nelle prossime ore. Quindi questo era giusto per chiudere questa parentesi, e poi e attenzione tra l'altro alle stime degli APY, che insomma qua su ATA dà il 46%, sul BNB Vault in realtà non è più il 46%, è un po' indietro secondo me come stima. Ecco, anche questo volevo dirvelo, fate bene i calcoli e soprattutto considerate bene il fatto che questi APY sono estremamente volatili, ok? Non sono destinati a durare più di poche ore, cambiano in continuazione, soprattutto intorno ai listing. Poi, ecco, un'altra cosa che mi avete chiesto, visto che ogni tanto parliamo di Prime XBT, adesso abbiamo ricominciato il trading intraday, mi avete detto: ma perché non fai un tuo covesting dove fai la strategia, fai trade e noi ti possiamo seguire? Allora, è contro le mie, non so come dire, contro la mia filosofia, no, il discorso del copy trading, quindi io non lo farò, mi dispiace, non me ne vogliate, ma non lo farò, perché da un lato non mi sento in grado, non mi sento all'altezza di fare un copy trading sul trading intraday che io stesso sto imparando tramite trial and error, quindi tramite, insomma, errori, altri errori, altri errori, e poi più o meno si trova la strategia giusta. E seconda cosa, non mi sento di prendermi la responsabilità di trade altrui, lo sapete, mi tocca sempre fare il mega disclaimer che non sono mai consigli finanziari, perché poi c'è sempre il timore che qualcuno si butti su un trade che magari fa parte di una strategia, estrapolandolo fuori dalla strategia e dicendo: ma poi avevi detto così.
Insomma, ci sono questi rischi, ecco, e quindi no, non farò il covesting, però mi avete fatto dare un'occhiata al token COV, che l'ho scoperto, insomma, perché mi avete detto che c'era anche questa cosa, quindi se vi interessa il discorso del copy trading, non con me, sappiatelo, e c'è questa novità che a quanto pare, avendo i token COV, in base a quanti se ne ha, di solito c'è una fee dell'1% per andare a fare copy trading con gli altri e ci sono dei limiti, ok? Un po' di limiti che chiudono la possibilità a un certo capitale. E avendo dei token COV messi in staking, che si può fare da MyCOV, che l'ho visto appunto comparire qua dentro nel wallet, e in base a quanti token COV si hanno è possibile andare ad attivare una sorta di piano premium, un qualcosa del genere. Sono token vincolati, non da distruggere, non da buttare via, non da spendere, un po' come crypto.com per capirci, e in sostanza con $3,000 in COV non c'è più l'entry fee e ci dà il 2% in più di profit share sulla strategia che copiamo e inoltre raddoppia il limite e c'è il 10% di sconto sulle commissioni, ok? E poi salendo di livello con $10,000 in COV c'è il triplo di limite e il profit share ancora più alto e lo sconto delle fee ancora più alto e così via fino ad arrivare a Elite che è illimitato, via copy trading illimitato. Mi raccomando, se fate copy trading scegliete bene le strategie che copiate. Io non sono un fan del copy trading, lo sapete, cioè inutile che ve lo dica, perché io penso che ognuno deve seguire una propria strategia a cui poi sì si può prendere spunto da trade altrui, però cioè copiarli così brutalmente non lo so, non mi piace molto come idea. Se proprio volete farlo andate a controllare bene anche tra le varie strategie copiabili che ci sono tutte le performance passate, non buttatevi solo su quella con profitto più alto. Tra l'altro ho visto che nel Q3 2021 su Prime XBT arriverà anche lo yield account dove si potrà ottenere un APY fino al 35%. Non lo so, sono proprio curioso di vedere cosa ci combinano sti Prime XBT. Tra l'altro c'è anche il token burn, stanno prendendo un po' delle tokenomics più interessanti e le stanno mettendo insieme. Io nel frattempo vi shillerò anche il mio referral link, in realtà qua su Twitch non l'ho neanche messo, ma per chi mi segue su YouTube, se vi interessa Prime XBT, che io uso banalmente per fare i trade intraday, vi lascio il referral link in descrizione. Adesso, dunque, qua di altre notizie non ne avevo. Vi volevo parlare di... teniamo il grafico di Bitcoin qua dietro, sperando che ci porti un po' di fortuna e di vedere ogni tanto un pump in diretta che lo acclamiamo da secoli. E adesso io passo alle vostre domande, la parte più interessante. Allora, vediamo cosa avete di bello da dire. Eccoci qua. Potresti dare un occhio a FLM? Grazie. Andiamo a dare un occhio al nostro Flamingo Bitcoin. Allora, non male, perché guardate questo bel livello di supporto, bello cicciotto, 1300 satoshi, è stato un po' attaccato, insomma, brutalmente, però ha tenuto, alla fine dei conti ha sempre tenuto, nonostante i falsi breakdown, e adesso siamo in questa sorta di ulteriore range, che però è sopra al costrutto di bottom che abbiamo fatto qua, quindi abbiamo un uptrend effettivo, e pertanto non è male. Attenzione però che adesso siamo proprio appiccicati o quasi alla resistenza, quindi non è certo il momento migliore per entrare. Eventualmente per un long si potrebbe osservare quest'area 1200-1300 giù di lì e con stop loss sotto a questa zona di minimi. Vedete, guardate qua, c'è un clusterino piccolino a 1110 sat, quindi una chiusura qua sotto anche potrebbe non essere malaccio come stop loss. Bene, poi mi dovrò decidere anche a dare un'occhiata alle DeFi, la DeFi di Flamingo, perché me lo dite sempre ma non l'ho mai fatto. Allora, la fortuna di Bitcoin è che ci sono un sacco di nerd che li hanno da inizio 2010 e che ne hanno i wallet pieni, e man mano che invecchiano e muoiono in solitudine i loro Bitcoin vengono dimenticati. Ma che scenario tristissimo che hai dipinto. Io spero che li lasciano a qualcuno, e lasciate ai vostri eredi Bitcoin se ne avete tanti, cioè che spreco, che spreco.
Da fuori ci vedono come un culto estremista, infatti il rischio è un po' quello, cioè a me spiace quando appare, quando i bitcoiner appaiono come dei fanatici, purtroppo a volte sembra così, cioè che non accettano mai opinioni contrastanti, che se uno non dice to the moon, buh via, food, 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 no dai, non facciamo così, siamo costruttivi. Allora, ciao Luca, ho appena scoperto che è possibile ricevere il cashback della Binance Card dagli acquisti di Amazon. Si può sommare col cashback di Stato e avere cashback sia fisicamente che online, anche con la crypto.com e le altre carte. Sì, con Amazon si può ottenere il cashback di fatto, assolutamente sì. MDX Perla, MDX è molto interessante, non so se magari ci potremmo fare un video, è una piattaforma DeFi nuova, tra l'altro mi sono messo a studicchiare un po' la Huobi EcoChain recentemente, che è una sorta di Binance Smart Chain approssimativamente, potremmo farci un video se vi interessa. Ecco, anche qua sotto molti youtuber parlano di MDX, andiamo a darci un occhio, cosa dite? Ci facciamo un video dedicato, perché poi c'è molto da dire, c'è da spiegare come funziona la Huobi EcoChain, poi MDEX anche lì ha delle regole un po' particolari, potrebbe valerne la pena. In un mondo di ruote siamo il motore a scoppio, questa mi piace, adesso lo twitto, te lo rubo e lo twitto. Ciao Luke, cosa ne pensi di Mirror Protocol e delle sue stocks? Bellissimo. Non credi che sia un modo per diversificare il portafoglio? Secondo te è più consigliabile rispetto alle stocks di FTX? È fattibile investire in sicurezza in stocks tokenizzate rispetto a quelle tradizionali? Allora, io ti dico la verità, sono cose diverse, ok? Le stocks tradizionali sono stocks vere, le stock token sono simili alle stock vere, nel senso che ti danno anche i dividendi, ma ovviamente non hai tipo diritti di voto, di assemblea e quant'altro, mentre quelle di Mirror Protocol non danno neanche i dividendi. Questa è la differenza principale. Però c'è un però molto grosso: le stocks di Mirror Protocol fanno parte di un ecosistema DeFi che di per sé potrebbe permettere di ottenere un rendimento in altro modo. Ti faccio un esempio: prendi le stocks, ok, tokenizzate, non le stock token di Binance, quelle o di FTX, ma quelle appunto di Mirror Protocol o simili, perché anche su Synthetix, ad esempio, ci sono le versioni sintetiche di alcune stocks. Sono asset che hanno un valore perché c'è un oracolo che ci prende il prezzo da fuori e glielo dà. Quegli asset li puoi usare come collaterale nella DeFi per andare a ottenere liquidità, ok? Seguimi. La liquidità a sua volta la metti a rendita su altre piattaforme DeFi ed ecco che il dividendo non lo vuoi più, non te ne frega più niente perché hai quest'altra opportunità. Scherzi a parte, io credo che uno dei punti di forza giganti della DeFi sia proprio questo integrarsi in maniera assurda tra varie piattaforme, e il tokenizzare asset esterni è solo uno dei tasselli fondamentali per crescere questo ecosistema, perché di fatto una volta che ci entri e hai tutta questa tipologia di servizi, rendite, detenzione di asset diversi non cripto, cioè davvero non c'è ragione per ritornare al lato oscuro della finanza tradizionale, ok? Se non per la volgare valuta fiat, non lo so, però io la vedo un po' così. Questo è il plus principale delle stock token. Su Mirror Protocol anche lì ci sarebbe tanto da dire, tanto di interessante. Terra, Luna, Anchor, Mirror, tutti quei protocolli lì, sarà un altro video da fare, mi sa. Eh sì. Allora, ciao, volevo chiederti, ma il rendimento di Sushi rimane in parte all'interno della pool o la percentuale di rendimento si riferisce al solo farming? No, allora l'APY che vedi è composto tra farming e fee. Le fee sono quelle pagate dai trader che rimangono all'interno della pool, di cui tu hai una quota però, quindi nel momento in cui riconverti la tua quota in liquidità, tu di fatto stai andando a ottenere un interesse sulla tua liquidità, prendendolo dal pool. Mentre la percentuale del farming, che può essere in Sushi, oppure in Sushi e Matic, nel caso in cui lo usi su Polygon, cioè ti arrivano nel wallet, devi fare il claim, c'è tutto il procedimento con lock, eccetera, eccetera, quindi sono due cose differenti. Poi
Dunque, oggi ATA BTC sta facendo più 4.000%, come lo aspettavo, infatti. Senza offesa per queste nazioni, ma non mi sembra il migliore spot che siano stati questi a portare avanti le cripto. Guarda, hai ragione, perché comunque c'è tutto un tema della storia di queste nazioni e delle persone che le governano. Non volevo infatti entrare lì perché lì poi si apre un dibattito politico che diventa più ampio degli scopi di questo canale. L'idea era il discorso della creazione di un precedente, avulso completamente dalla politica dello Stato, ma un precedente molto forte di competizione tra il nuovo e il vecchio. Questo è un po' il tema. Cioè, il fatto che il sistema Bitcoin si è messo a competere col sistema finanziario tradizionale, con gli intermediari finanziari e vedere poi come reagiranno gli altri stati, cioè se ci sarà aggressività, ostacolo, un precedente che si espande a macchia d'olio. Sono molto curioso. Come è andato il dump dei tuoi ATA? Sei soddisfatto? Ma sì, per adesso direi di sì, sono abbastanza soddisfatto e ho lasciato i BNB all'interno del pool, come dicevo. Dunque, Save Australian Wildlife, Uluru, bellissimo. Ma a me è arrivata una proposta, cioè adesso sono tutti dei token che hanno come le shitcoin, come slogan qualcosa di caritatevole. E cioè ti fanno delle proposte assurde, del tipo il token per piantare degli alberi che va a dare liquidità a un pool e quel pool lì viene usato per creare alberi sulla Binance Smart Chain, cioè ragazzi, assurdi, io non so se puntano a trollare talmente tanto da far ridere, oppure se pensano che qualcuno li prenda seriamente. Allora, comunque comprare un ventilatore su Amazon e ricevere cashback in BNB è stupendo, è vero, dà soddisfazione il cashback, dà molta soddisfazione. Allora, l'unica shitcoin degna è quella della casalinga di Voghera, beh, quella è veramente un must. L'unica cosa di cui ho paura adesso è proprio il fatto che le shitcoin non si sono fermate, non è un buon segno, sono assolutamente d'accordo. Purtroppo quello mi fa pensare, il fatto che ci sia gente che ci butta ancora soldi, mi fa pensare che non è finita qua. Purtroppo è un segno abbastanza importante. Trump cerca ancora di fare danni, meno male che ce lo siamo tolti dalle balle, dici bene, guarda, meno male. Io mi aspetto un bel bear market, vediamo che succede. Per adesso la situazione, adesso la andiamo ad approfondire di nuovo, ma non è cambiata molto dalle scorse volte. L'unica cosa cambiata è proprio quella compressione lì, c'è cioè un elastico che si tende, si tende, si tende, e più si tende, più energia accumula, e se poi dovesse rompere a rialzo, magari ci dà quella spinta necessaria. Vabbè, vediamo, vediamo. Allora, il dollaro è la vera shitcoin. Eh sì, lui di scam se ne intende, vero? Allora, cosa ne pensi di Multivac? Credi ci sia un progetto valido? Non lo so, non lo conosco, eh. Ciao Luke, sbaglio, è da un po' che non dai un'occhiata a TRX. Hai sentito parlare del progetto Uswap che ha partecipato come platinum sponsor al DeFi Summit di Dubai qualche giorno fa? Uswap, no, purtroppo non l'ho sentito. Mentre TRX lo andiamo a vedere volentierissimo. Allora, TRX, anche lui, strano, eh? Andiamo a vedere il settimanale, ma non dà tanti spunti. Torniamo sul giornaliero. Allora, noi abbiamo qua il low, abbiamo un falso breakdown qua sotto che potrebbe fare da stop loss tranquillamente, nel caso in cui ritorniamo a pescare da qua. Quindi 200 e appena sotto è un possibile entry con stop loss sotto i 180. Perché no? Perché no? Perché no? Potrebbe essere un'idea. Il macro è sempre abbastanza osceno, o no? Siamo in lateralità, in fondo, dopo una tendenza ribassista abbastanza marcata. Sì, c'è di meglio, diciamo, dai. C'è di molto molto meglio. Poi, dunque, ma ora continui a farmare gli ATA? Sì, per adesso sì, finché c'è un APY, anche perché la domanda da farsi è: dov'è che mi rendono di più i BNB su Binance? La risposta è da nessuna parte per il momento. Allora, dove si possono mettere a rendita i SOL senza impermanent loss? Ah, senza impermanent loss. Dunque, difficile a dirsi perché mi veniva da buttarti subito lì Raydium. Cosa c'era? Orca, Phantom
Fammi vedere se Orca ti permette di farlo, se no Sol Farm era l'altro che stavo iniziando a guardare. Allora, Orca però mi sa che ha sempre a pool, sì, quindi niente. No. Solfa Radium, aspetta, andiamo a vedere bene tutto. Allora, Solfarm è un aggregatore che si appoggia principalmente a Radium e quindi non mi aspetto grosse differenze, infatti no, però ti fa farmare Tulip, che è la sua coin, adesso qua è totalmente imbollato. Mentre, dunque, staking, qua c'è solo Ray, quindi niente Sol. Pools, ci sono quelle con Sol, però purtroppo alla peggio hai Sol USDC, che però ha la impermanent loss, quindi niente. Liquidity, no, niente. Fusion, c'è qualche fusion pool con Sol, nemmeno, e quindi no, purtroppo senza impermanent loss che io sappia, questi, cioè Sol Farm, Radium, Orca. Non so se ci sono, io conosco questi, uso questi, se non so se conoscete qualcos'altro di Solana che è un semplice landing one way, cioè senza il pool, non lo so, io non lo conosco, quindi non vi saprei aiutare, però secondo me non c'è. Poi, dunque, dove siamo? Dove si possono mettere a rendita gli FTT senza impermanent loss? Su FTX, se ne hai abbastanza, li puoi mettere in staking, che ti dà un po' di vantaggi, e se ne hai più di un tot, mi pare 350, se non erro, hai l'airdrop di Solana su Binance al 10%. Ah, vabbè, sì, ci sono sulla CeFi. Io guardavo la DeFi, aspettate che tolgo la bottiglia, e c'è Oxygen per fare landing su Solana, interessante questo Oxygen, ma allora è stato lanciato, ciao, buonanotte, oxygen.org, andiamo a dare un occhio. E dunque dicevamo che gli FTT sono invece su FTX per l'appunto, dashboard. Però devi averne più di 350 e ti airdroppano i serum. Qua ci sono i vari pool. No, qua secondo me è da approfondire un attimino. Perché mi ricordo... Ah, ci sono i pool mono, e uno lo può creare un pool mono Solana da mettere in landing. Però ci deve essere poi dall'altra parte un borrow, credo. Mi sa che è un pelo complicato Oxygen da spiegare. Lo approfondiremo in un video dedicato. Allora... dunque, mi è saltato ancora. Dove siamo? Dov'è? Mi è saltato. Quanti BNB usi per farmare? Tutti quanti, dal primo all'ultimo. Anche perché per tenerli fermi lì, cioè li uso un po' per pagare le fee e il resto per salvare, per farmare. Ciao Luca, l'abbonamento con Prime lo dobbiamo rifare ogni primo del mese oppure dura 30 giorni dall'iscrizione? E visto che ci sei, che ne pensi di Pulse e Grafico? Grazie in anticipo. Allora no, l'abbonamento con Prime va fatto ogni volta che scade, penso che sia ogni 30 giorni, non lo so, non mi sono mai chiesto questa cosa, dateci un occhio. Però so per certo che è da rifare ogni mese, vi ringrazio di cuore se lo fate per voi a costo zero. Se avete Amazon Prime, per me è una piccola donazione. Ciao Liu, potresti farci vedere come fai a trovare una cripto su cui avviare il bot di Bitsgap? Come l'analizzi, magari anche con qualche esempio? Guarda, essendo un grid, l'ideale sono quelle coin che si muovono in lateralità su time frame giornaliero e settimanale. Da guardare un trend laterale non troppo marcato, né a rialzo o peggio ancora a ribasso, e quello è assolutamente l'ideale. Ogni 30 giorni, ok? Al 30° giorno devi rinnovare manualmente, grazie. Grazie mille della dritta. E dicevo, lateralità uguale top per Bitsgap, perché il grid trading in lateralità funziona al meglio, cioè spingendo la griglia fino ai due estremi del range, anche lì è l'ideale. Poi Pulse, prima avevate chiesto Pulse, che però, dunque, eccoci qua, è nuova, è fresca, e quindi anche lì è difficile dare una valutazione, cioè il grafico non dice niente. È un grafico che ha un paio di settimane di vita, e quindi, cioè, sarebbe
pretenzioso volerci trovare qualche setup. Si può andare a guardare ad esempio sulle 4 ore, che però anche lì non dice niente perché è laterale, quindi mi spiace, ma sarebbe veramente, cioè se vi dicessi qualcosa su questo grafico sarei da sfera di cristallo. Poi mi passi il tuo Celsius referral code please? Allora, lo lascio sotto la descrizione del video di YouTube, per ottenere il bonus di $40, oltre adesso c'è anche quello di 50 con il promo code, quindi combo fa 90 in totale. Allora, ma BNB Vault, se io metto un BNB me lo divide tra launch pool e staking flessibile al 50-50, o è come se avessi un BNB sul launchpad e uno sul... No, ti segue credo dove c'è l'APY più alto, quindi quando c'è il launch pool dovrebbe andarti all in sul launch pool e poi ritornare al flexible savings negli altri casi. Ma dove si vede il tuo trading intraday? Su Telegram, però non è che ne faccio 10 al giorno, ne faccio uno al giorno e neanche tutti i giorni, quindi è una cosa così, ecco, un po' sporadica. Poi, dunque, per i $90 su Celsius posso spostare $400 di Bitcoin dal mio wallet? Sì, assolutamente. Occhio che non so in realtà se... poi devono rimanere $400 anche durante i 30 giorni, di quello mi accerterei. Chi fa copy trading non dovrebbe neanche investire. Guarda, ti dico, cioè magari una piccola parte per gioco ci può anche stare, però non si può pensare di copiare i trade di un altro così alla cieca e pretendere di... cioè non lo so, davvero, non mi piace proprio come idea. Allora, ciao Luke, come stai? Grazie, tutto bene. Nonostante tutto siamo qui sempre gasati e la cosa gasa anche me, grandissimi. Ti volevo fare una domanda, ho un portafoglio abbastanza piccolo in HODL e faccio un ribilanciamento mensile, ottimo. C'è un momento migliore per fare il ribilanciamento? Ad esempio i fine settimana o durante l'ultima settimana del mese quando scadono le opzioni per approfittare di una maggiore volatilità? Ti dico la realtà, io... preferisco una minore volatilità durante il ribilanciamento perché preferisco che ci troviamo in una fase statica. Infatti ho posticipato un po' il ribilanciamento di fine maggio proprio per aspettare di vedere che non eravamo in fase di dump o di volatilità. Perché? Perché non voglio trovarmi nella situazione in cui durante un movimento io mi metto a ribilanciare e poi 5 minuti dopo c'è già una situazione totalmente diversa, ok? Quindi io preferisco la staticità durante il ribilanciamento. E poi l'altra domanda: il momento migliore della settimana dipende, nel senso i fine settimana soprattutto se hai in ballo le fee di Ethereum, di solito io li faccio nel fine settimana per quello, per un discorso delle fee di Ethereum con la DeFi, perché poi faccio il redeem di quello che ho farmato anche su Ethereum e quindi appunto cerco per quello un momento a fee più basse, però tendenzialmente non cambia granché. Allora, ti ho sentito parlare molto bene di Polygon anche a lungo te. Oh no, è saltato ancora. Eccolo. Ma con l'arrivo di Ethereum 2.0 saranno ancora così importanti i layer 2? Ma sai che io ti dico di sì, cioè secondo me, a parte che Ethereum 2.0 arriverà abbastanza in là, adesso ci sarà il merge inizio 2022, ma poi le altre fasi saranno più avanti, ma io credo che tutto ciò che adesso si sta costruendo sulle blockchain alternative anche, oltre che sui layer 2, credo che rimarrà, ecco, io penso che sarà difficile portare via tutto da lì, anche perché se è una cosa che funziona bene, è efficiente ed è efficace, insomma, magari nasceranno anche su Ethereum 2.0, ci saranno sempre tutte queste alternative, poi sarà il mercato a decidere un po' in che direzione andare. Magari Polygon si integrerà anche con Ethereum 2.0, cioè Polygon ha anche quell'ambizione di essere cross-chain che lo rende molto valido, oltre al tema della scalabilità. E quindi questo gli dà un grosso valore, secondo me. Si può costruire su Polygon e creare un ecosistema appunto cross-chain, che poi si può fare, di cui si può fare il porting anche su Ethereum 2.0. Quindi per me Polygon merita. Compito a casa Planet Watch, appena lista su Bitfinex.
Planet Watch, cos'è? Oddio, non lo so, ci guarderò, ci guarderò. Allora, si devono mantenere i fondi su Celsius fino alla fine. Ma l'idea era, se poi i bitcoin depositati dumpano e valgono meno di $400, cosa succede? Cioè, era quella più che altro la domanda. Sono certo che, se anche se scende il valore ti danno il bonus, benissimo, benissimissimo. Che ne pensi di usare pool WBTC Ether in auto compound per avere una sorta di autobilanciamento? Ottimo, ma non solo quello, anche ad esempio, non so se qualcuno di voi usa Balancer, che è un pool, un DEX multi asset, non solo a due, e lì volendo uno fa un wallet ERC20 con dentro vari token e è autoribilanciato, perché alla fine ti tiene sempre quella quantità lì. È interessante, però un po' complicato come topic. Allora, dunque, ho un dubbio su Nexo. Sembra che gli euro vengano trasformati in EURX, è vero, dopo il deposito. Di conseguenza, in fase di dichiarazione, devo considerarlo cripto con la regola della giacenza media o euro normali? Guarda, qui ti potrei dire tutto il contrario di tutto, quindi non ti rispondo per non dire assurdità, che visto che non sono minimamente skillato su temi quali la contabilità e simili, direi di andare da un consulente fiscale. Allora, ciao Luca, da ben 25 anni sono sull'azionario. Grazie a te, da marzo mi sono messo a studiare e diversificare criptovalute con piano di accumulo. Benvenuto nel club. Ti chiedo, come altcoin terziarie da investimento long, che ne pensi di EOS, Atom e Tezos? Guarda, tocchi proprio tre blockchain che non mi vanno tantissimo a genio, perché EOS, vabbè, mi sa che è stato un po' un fuoco di paglia, molto centralizzata, troppo centralizzata, ecco, un modello che non è sembrato funzionare. Atom, molto bene, il suo framework su cui si sono costruite la Binance Smart Chain e tante altre blockchain, Tendermint in primis, è il suo framework per l'appunto, però il token Atom è un po' lì fine a se stesso, cioè non lo so, non ci trovo quel plus lì. Mentre Tezos, anche quella, cioè non l'ho vista utilizzare, cioè l'ho trovata un po', non lo so, non si è fatto mai niente o quasi su Tezos, sbaglio? Non saprei. Quindi ti dico la verità, forse ci sono blockchain migliore al momento. Teta è da giorni che va alla grande, pareri sul progetto Il Grafico? E Teta come progetto è ottimo, è piattaforma di streaming con partnership importanti e c'è il suo token T-Fuel che viene dato a chi stream, a chi guarda, a chi interagisce, quindi è un social molto carino, molto interessante. E nel settore del gaming, a proposito, potrebbe essere una valida coin da tenere d'occhio. Settore del gaming, perché comunque streaming e gaming va sempre un po' a braccetto, no? Allora, il grafico è eccellente perché dopo aver pescato liquidità da questo supporto a 14.000 si è diretto dritto dritto alla resistenza, adesso ci troviamo proprio qua, 28.000, presa la liquidità sopra il top, sopra il vecchio top, e adesso sembra aver voglia di chiudere rompendo la resistenza 25.600, e se così fosse sarebbe di fatto un higher high e quindi ci starebbe andare a cercare l'entry per seguire la prossima leg up, ok? Con stop loss magari qua sotto i 23.000, tac, giù di qua. Benissimo Teta, e T-Fuel anche, assolutamente parabolico. È ora di andare a streamare tutti su Teta. Andrò anch'io a streamare su Teta. Allora, 51 minuti, ora dei grafici, poi torniamo da voi. Allora, Bitcoin è il bello addormentato con compressione e volumi calanti, come dicevamo, ok? Quindi la situazione è questa. Ci troviamo in direzionalità ribassista. Di breve, il macro compromesso, perché non sto a rifare ogni volta tutta l'analisi, ma abbiamo perso il supporto importante con una candela settimanale violentissima, siamo rimasti qua sotto e non c'è segno né di domanda né di offerta per il momento, o meglio c'è più segno di offerta che di domanda, perché guardate queste shadow delle candele settimanali, la domanda si è palesata qua al culmine del dump dai 28.000 fino ai 35.000, però poi
si è un po' asciugata lì, si è fermata, non è stata insistente. L'offerta, al contrario, si è fatta sentire, pam pam pam, così, e sta mantenendo il tutto compresso. Guardate che candeline microscopiche, veramente insulse quasi. Quindi adesso, più rimaniamo in questa situazione laterale, ve l'ho detto, più si va ad accumulare liquidità ai lati. Andiamo a vedere anche l'open interest, per curiosità, se è cambiato in maniera notevole. Perché quando si lateralizza, in sostanza ci sono scambi, anche se i volumi sono calanti, ci sono scambi all'interno di questo range di prezzo. Quindi vuol dire che dei bitcoin vengono comprati e venduti tra i 35.000 e i 40.000, supponiamo, quest'area di prezzo qui. Quindi se la cosa va avanti a lungo, questo diventa un bel livello chiave di prezzo, e una volta che si esce da questa fase, da questa comfort zone, si va verso un'altra fase espansiva molto importante, la cui violenza di solito è proporzionale in qualche modo alla durata della fase di compressione. E questo perché ve lo dico? Perché vabbè, se andiamo a rompere a ribasso non porta niente di nuovo, ma se andiamo a rompere a rialzo potrebbe avere una forza sufficiente a farci contrastare la direzionalità ribassista che al momento è predominante da parte dell'offerta, andando a recuperare quei supporti che ci servono. Perché il nostro obiettivo per ritornare bullish, vi ricordo che sono i 50.000, e una bella, immaginatevi una prosecuzione laterale, no? Bella lunga, i 50.000 sono sempre qua, poi rompiamo a rialzo, partirebbe un bello squeeze innanzitutto, che con buona probabilità ci andrebbe a far recuperare anche i 44.000. È abbastanza facile squizzando come si deve, no? E poi questi 44.000 potrebbero diventare un supporto, se lo andiamo a rompere in maniera decisa, per andare a riconquistare un po' di domanda, cioè fare attivare un po' di domanda che vede lo squeeze, vede il fatto che siamo rimasti lì sopra e dice: bene, è il momento di ritornare in gioco. Chi magari adesso è nelle retrovie che aspetta, chi ha venduto, chi ha fatto take profit e così via. E questo potrebbe innescare quella leg up che serve per riconquistare i famigerati 50.000. Questo è uno scenario che sto tenendo d'occhio. Allora, l'unica cosa quindi che cambia la mia visione, che era quella di ricerca dello short di copertura, al momento è ancora tale. Però se, ripeto, dovessimo andare a far durare di più questa lateralità, io farei ancora un passettino indietro con lo short di copertura, aspetterei di vedere quella che potrebbe essere la reazione. Perché qualora dovessimo andare a rompere a rialzo qua sopra, ve l'ho detto, innescando lo squeeze, c'è da vedere come si reagisce con lo squeeze stesso. Il motivo è che questo short di copertura in quest'area aveva comunque come condizione necessaria lo squeeze, perché dobbiamo andare a prendere la liquidità qua sopra per arrivare qui, altrimenti, ovvio, non ci arriviamo per definizione, no? E quindi più dura la lateralità e più l'andare a prendere liquidità qui sopra potrebbe, pam, dare quella botta necessaria a riconquistare anziché retestare dei livelli di resistenza importanti. E quindi questo è il principale game changer per me che dà la lateralità. Purtroppo questo diventa un problema, perché il mio problema principale, che è sempre come, cioè, coprirmi il prima possibile, diventa più difficile, perché se non mi posso coprire lì, dove caspita mi copro? Se andiamo a rompere di nuovo a ribasso facciamo un disastro, se andiamo a rompere a rialzo abbiamo detto c'è lo squeeze, c'è da vedere cosa succede. Quindi io rimango col mio scenario di attendere lo storno eventuale per la copertura, e nel caso in cui dovessimo andare a squizzare come si deve, se andiamo a rompere qua sopra, andiamo a fare insomma un bello squeeze come si deve, poi a chiudere in basso con un upper shadow lunga, magari allora mi inizio a coprire da quelle parti. Quella potrebbe essere un'alternativa. Però, ripeto, l'accumulo di liquidità ai lati è un fenomeno da tenere d'occhio. Open interest, che lo guardiamo apposta per questa ragione. Allora, se l'open interest è in aumento, dunque per adesso sembra assolutamente laterale, ok? 11,5, 11,5, 11,5, si è totalmente laterale l'open interest, non mostra nessun tipo di incremento. Qualora dovesse iniziare a incrementare, allora lì bisogna tenere d'occhio ancora di più questa paglia che si potrebbe accumulare ai lati, perché immaginatevi
questi rimbalzi, no, che continuano ad avvenire, ad ognuno di essi c'è gente che apre posizioni sopra, sotto, e finché non si va a sweepare, quindi a prendere la liquidità sopra o sotto i precedenti massimi, certe posizioni magari rimangono aperte perché hanno gli stop loss qui, ok? E quindi si accumulano stop loss, si accumula liquidità nascosta che, se poi viene presa, scatena un movimento importante che può essere un movimento vero. Esempio, andiamo a rompere qua, pam, innesca i tre livelli, vedete, 1, 2 e 3, e poi chiudiamo qua sotto, aia, malissimo. Se al contrario poi da qua riassorbiamo e chiudiamo qua, ad esempio, sembra un falso break, e quindi questo paradossalmente potrebbe essere un movimento interessante, ecco, da che vale la pena tenere sotto controllo anche per l'eventuale apertura di posizioni speculative, perché i falsi movimenti sono assolutamente importanti. Poi, questo è quanto su Bitcoin in realtà, perché abbiamo già detto tutto le scorse volte. Sull'intraday non ci sono, cioè c'è una triangolazione ma un po' forzata, qualcuno di voi me l'ha fatta notare, ma secondo me è un pelo forzata trovare il triangolo qui. Insomma, abbiamo visto com'è la situazione, è laterale, sia che sia triangolare sia che sia rettangolare, siamo comunque in lateralità. E poi cos'altro possiamo andare a vedere? Allora, andiamo a dare un'occhiata a Ethereum Bitcoin, che sta avendo un andamento molto molto interessante, perché guardate, allora abbiamo innanzitutto il dump, ok, il solito dump che hanno avuto un po' tutte le altcoin, che però è stato assorbito quasi completamente, ok, guardate. Stiamo per ritornare all'origine del dump, e quindi o qui si palesa un'offerta tale da buttar giù e far perdere anche questo supporto 0072, oppure il reclaim dell'origine del dump potrebbe essere un bel trampolino di lancio per continuare, perché tutti i seller sono rimasti intrappolati qua dentro Ethereum Bitcoin. Quindi secondo me ci potrebbe addirittura stare azzardare un long da queste parti intorno a 0.072 sul retest eventuale, con stop loss qui sotto a 0.066, ok? Proprio sotto questo precedente low. Ethereum dollaro, dunque, com'è? Fatemi vedere un attimo com'è, ma fa un po' schifino a causa di Bitcoin, però è, vedete, un po' meglio, perché c'è un triangolo rialzista. Tac. Tra l'altro, piccola curiosità, se Ethereum fa 2 per rispetto a Bitcoin, beh, cioè non è una cosa da poco, però lo flippa in capitalizzazione, non è così lontano, due per l'ha fatto in poco tempo Ethereum su Bitcoin, quindi non lo so, diamo un occhio anche a questa eventualità di disaccoppiamento di Ethereum da Bitcoin, perché comunque se Ethereum rompe a rialzo questo triangolo, vedete, lui il trend l'ha mantenuto, il suo trend rialzista, a parte questa punta, e quindi ha un grafico che è più bello di quello di Bitcoin, anche Ethereum dollaro, quindi occhio a Ethereum. Poi, che altro possiamo dire? Ah, ecco cosa vi volevo dire, la capitalizzazione totale, guardate, anche lei non è male, perché sta facendo questa specie di triangolo ascendente, in quanto equal high, higher low, e quindi anche questo è un po' differente da Bitcoin, e ci fa capire che comunque il mercato delle altcoin, in primis Ethereum, sta dando un po' una mano al mercato complessivo a tenere botta, perché non fa così schifo, dai, la capitalizzazione totale. Sì, abbiamo avuto questo dump, però è ancora salvabile. Un altro dump invece rende abbastanza schifosa anche lei, però per adesso non pensiamoci ancora. Dunque, amici miei, a quanto siamo? 1:01, quindi direi che ci siamo quasi. Allora, ciao Luca, finalmente in live, sei un grande, grazie a te mi sto appassionando sempre di più alle cripto e con i tuoi corsi sto imparando a muovermi in sicurezza. Domanda riguardo al momento: faccio pack su Bitcoin ed Ethereum e quelli che ho preso in blocco li ho messi in staking per scommettermi 1% in futures. Che ne pensi? È una buona strategia? Ma dedica una fetta al trading, però, e non combinare, non fare casino di usare i fondi investiti per il trading, cioè
Struttura bene il portafoglio, è importantissimo quello. E una nozione, faccio il nozionista noioso, di non chiamare staking quello fatto su Bitcoin, perché altrimenti i massimalisti si arrabbiano. Se lo metti in DeFi, CeFi, su Binance, sui Flexible Savings Celsius, eccetera, non è in staking, mi raccomando, è a rendita, ma non è in staking. Staking è solo per le coin proof of stake. Bene, ora che abbiamo fatto quest'ultima noiosissima nozione, questo sottolineare dettagli che nessuno aveva chiesto, io vi faccio un saluto, vi ringrazio di nuovo di avermi seguito, grazie di tutto Luca, mi è arrivata la pizza, grandissimo, beato te, io adesso invece vado ad allenarmi, al proposito di pizza, vi faccio di nuovo un carissimo saluto, noi ci rivediamo mercoledì, sempre alla stessa ora, 18:30 circa, per continuare le nostre analisi. Vediamo se continuerà a lateralizzare, se nel frattempo avrà fatto bam la sua botta rialzo ribasso e se sì appunto dove, perché siamo tutti qui che non aspettiamo altro. Ragazzi, di nuovo alla prossima e buona serata.